Dopo 9 anni il campo di Cecina risulta ancora indigesto per i Knights. All'epoca fu la finale di Coppa Italia, ieri la terzultima di campionato contro una Cecina ormai sicura dei playout. Legnano, ancora senza Roveda e a soli 3 giorni di riposo dall'ultima gara giocata, parte malissimo con Pistillo sperduto a segnare il 9-2. La riscossa di Legnano parte dai punti di Cepic e lentamente i Knights si riavvicinano ai padroni di casa fino al 17-16 della prima sirena, con un gioco che sembra iniziare a essere fluido. Apparenza che viene smentita dal nuovo parziale toscano, che Ragagnin fissa sul 27-20. Gli Ardini, Terenzi e Marino trovano il pareggio sul 29 pari, e con lo spettacolare alley-oop tra Marino e gli Ardini, i Knights prendono quel minimo vantaggio che a metà gara sarà di 32-33. Nel terzo periodo regna l'equilibrio dal 20° al 25°, poi Cecina ingrana la quinta e Pistillo, Ragagnin e Zanini mettono insieme il parziale di 10-0 per il 50-40, che non è dissimile dal 52-42 del 30°. Ultimo quarto in cui i Knights ci provano, ma si ha la percezione che non abbiano l'energia di arrivare alla giugulare della gara, con Cecina che colleziona altrettanti errori, ma in grado di essere fredda ai tiri liberi e di trovare un paio di soluzioni da fuori che rinsaldano il proprio vantaggio, quando la 3G era comunque riuscita a tornare sul meno 3 del 62-59 del 37°. Il finale sorride ai toscani per 68-63 in una gara in cui Legnano non è mai stato in grado di imprimere il proprio ritmo, trovando un'attenta difesa adattata sul portatore di palla, cosa che ha impedito ai Knights di entrare nei giochi con la loro solita fluidità. Ultime 2 gare fondamentali per i Knights per cercare di mantenere il quarto posto contro la capolista San Miniato e Alba.